Abruzzo in fiamme. Una situazione di emergenza che richiede risposte adeguate, ma per il WWF il rimboschimento è una scelta sbagliata. Si lasci fare alla natura e ci si organizzi piuttosto, perché non possa mai più accadere quello che sta succedendo in questa caldissima estate. Un sit-in a Pescara per chiedere agli organismi competenti azioni concrete ed immediate. È quello che sta organizzando il WWF per il prossimo fine settimana. Gli incendi, simbolo di questa disastrosa stagione, sono quelli che hanno letteralmente massacrato il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, con 300 ettari in fumo a partire da Campo Imperatore, e il Parco della Maiella, con oltre 1200 ettari tra i vari versanti del Monte Morrone, incendio tuttora in corso. Ma non sono stati certamente gli unici, sale infatti a 90 l'impressionante elenco dei comuni il cui territorio è stato interessato dagli incendi boschivi dallo scorso 1 luglio ad oggi. Negli ultimi giorni si sono aggiunti Anversa degli Abruzzi, Cocullo, Prezza Raiano e Cagnano Amiterno. I carabinieri forestali di Tagliacozzo si sono recati alla frazione di Carzoli, Poggio Cinolfo, per un incendio ed hanno identificato come responsabile un anziano del posto che aveva dato fuoco ad alcune sterpaglie perdendo il controllo del rogo. L'uomo è stato deferito all'autorità giudiziaria per incendio boschivo colposo. Allo stesso sono stati posti sotto sequestro una bottiglietta di alcol e 3 accendini. Muore schiacciato dal trattore. È successo questa mattina a Meta, località di Civitella Roveto, dove un uomo sui 70 anni è deceduto sotto il peso del trattore. L'anziano stava lavorando sul terreno quando il mezzo si è ribaltato. Inutili soccorsi. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118. Un'intera famiglia è stata coinvolta in un incidente stradale sulla 25 Roma-Pescara all'altezza di Brecciarola. La loro auto si è ribaltata e ha messo in serio pericolo l'incolumità dei 3 a bordo, un uomo, la moglie ed il figlio di 12 anni, tutti di origine kosovara. Sono stati ricoverati all'ospedale di Chieti. Ignote le cause che hanno determinato l'incidente. Ha minacciato la notte scorsa con un collo rotto di bottiglia una ragazza che stava parcheggiando la sua auto nei pressi di uno stabilimento balneare della Riviera di Pescara per farsi dare dei soldi. Pena il danneggiamento della vettura prima di far perdere le proprie tracce con qualche soldo in tasca, ma la fuga di un cittadino marocchino 37enne è durata pochi minuti, visto che il giovane è stato individuato mentre tentava di nascondersi nella pineta attigua alla spiaggia ed è stato arrestato dalla polizia. Lo stesso nel tentativo di divincolarsi dalla presa degli agenti, li ha prima spintonati con violenza, causando delle lesioni ad uno di essi e all'interno dell'auto di servizio con calci e pugni ha danneggiato il divisorio in plexiglass. Il 37enne, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto presso la locale caserma di sicurezza in attesa del rito per direttissima.